Buonasera, benvenuti all'inaugurazione di questa mostra. Due parole per presentarla, per presentare le molte iniziative che la accompagnano e soprattutto per presentare Andrea Bolucchio, che è l'artista che con le sue fotografie ci porta in questi giorni a Cuba. L'iniziativa nasce, questa mostra nasce da una proposta di Bolucchio, del Laboratorio Venezia, Laura Dio il Fatto, una mostra fotografica su Cuba e la possibilità quindi di organizzare intorno, a partire da questa mostra, una serie di iniziative che consentano uno sguardo avvicinato all'artista. Chiederei a Bolucchio di spiegarci questo viaggio, questo reportage, questa passione e la mostra, che è testimonianza non di un visitatore occasionale, ma di un... Grazie. Beh, intanto devo dire che una mostra di questo genere ormai non pensavo più di poter avere la possibilità di vederla, nel senso che è un reportage che ho fatto 12 anni fa. E quando chiesi e proposi a Roberto Ellero, assieme al laboratorio che mi hanno coordinato tutto quanto, e Roberto mi ha detto: ma perché fare Cuba adesso, delle foto di 12 anni fa? Intanto più o meno la situazione è qui, quella dell'Associazione Italia Cuba, del SIE, la professora Granzo, non si è cambiata più di tanto, grazie, non doveva essere cambiata più di tanto, e quindi è l'anniversario della rivoluzione cubana, fa in modo che l'argomento Cuba diventi sempre più presente e anche così, a livello di comunicazione, una cosa che può essere in qualche maniera vincente, come tra l'altro è stato l'Iran precedentemente. Ha già detto, andiamo a vedere la mostra. Come amministrazione comunale siamo molto contenti di questa esposizione, ringraziamo ovviamente prima di tutto l'autore delle fotografie e l'impegno del Comune di Venezia nei confronti di solidarietà, di amicizia, nei confronti di questo piccolo grande paese, insomma, perché decisivo nella storia contemporanea, è sempre stato molto forte questo impegno. Spero anch'io che il processo di trasformazione e di fuoriuscita da un certo modello, che ormai è inevitabile, avvenga in termini positivi e costruttivi, non in modo da rendere ancora più difficile la situazione per quel popolo così ricco di storia, di cultura, di tradizioni, di musica, di poesia, di tutto. Speriamo, questo è l'augurio che dobbiamo farci. Sarà una transizione molto difficile, molto dura, e speriamo che tutti i popoli, dalle Nazioni Unite alla comunità europea, aiutino e facilitino questa transizione, non la rendano ancora più difficile e magari penosa. L'amministrazione comunale di Venezia nel suo piccolo si sforzerà perché così sia, perché appunto così avvenga la trasformazione inevitabile in quell'isola, in quel paese, in quella nazione, in quello Stato, che è stato così importante per la storia della seconda metà del XX secolo, uno dei paesi in cui si è fatta la storia del XX secolo. Può piacere o non piacere, ma certamente così è stato, un paese decisivo. E quindi il conoscerlo anche attraverso queste fotografie, che come è stato detto giustamente non sono affatto retoriche, non sono affatto di maniera, il conoscerlo meglio da parte poi nostra, che siamo così legati anche dal punto di vista della solidarietà al popolo cubano, è certamente un'iniziativa importante che dimostra ancora una volta la nuova vitalità che anche questa istituzione, il Candiani, sta assumendo nella nostra città maestra. Grazie. Grazie a te. Bene, non mi resta che augurarvi buona visione e ricordarvi che il catalogo è in distribuzione gratuita all'ingresso e rammentarvi che
ci sono tutte le pubblicazioni, manifesti, locandine, giornali e quant'altro, con tutti gli appuntamenti del mese cubano, dove speriamo di essere dei nostri. Grazie e buonasera.